Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì, sì, sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. A Hologram for the King di Tom Tykwer con Tom Hanks sarà ad aprile al Tribeca Film Festival. Tratto dal romanzo Un ologramma per il re di Dave Eggers, il film racconta di un uomo d'affari americano in crisi, divorziato e pieno di problemi finanziari, che decide di partire per l'Arabia Saudita per vendere al re un sistema di conferenza tramite ologrammi. Avrà grandi difficoltà a presentare il progetto, ma la sua vita si aprirà a nuove prospettive. Intanto, dopo il successo ottenuto nei panni di Rey in Star Wars Il risveglio della forza, l'inglese Daisy Ridley potrebbe essere scelta per sostituire Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft per il film che riporterà sul grande schermo la serie di Tomb Raider. A proposito di Star Wars, Chewbacca sarà al fianco di Han Solo nello spin-off della serie che dovrebbe uscire nel 2018. Lo ha rivelato Bob Iger, presidente della Disney. Il film di Phil Lord e Chris Miller sarà il secondo nato dalla costola di Guerre Stellari dopo Rogue One di Gareth Edwards in uscita a dicembre. Al momento è ancora in corso il casting per capire a chi affidare il ruolo del giovane Han Solo. Rimanendo in tema di seguiti, Halle Berry avrebbe appena firmato un contratto che la vedrà impegnata in ben due sequel di Kingsman Secret Service di Matthew Vaughn. Il secondo film non vedrà la partecipazione di Colin Firth. Del cast originale rimane il protagonista Taron Egerton. Nuova entrata anche Julianne Moore nel ruolo della cattiva. Il primo dei due seguiti uscirà il 16 giugno 2017. Per finire parliamo di un italiano ad Hollywood. Si tratta del regista Francesco Munzi che, dopo il successo di Anime Nere, debutterà nel cinema americano con un thriller ambientato a New York. Sarà la storia di un ragazzo che viene introdotto al furto e che dovrà scegliere tra l'ambizione e la famiglia man mano che la sua carriera criminale avanzerà. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!